e vedremo pure i passaggi logici della Curia Romana, che l'ha portata a redigere una traduzione della parola munus della Declaratio in modo difforme, per esempio, dalla traduzione del codice di diritto canonico. Ehi, scopriamone alcune. La traduzione della Curia Romana. Il contrario del lavoro di suddivisione e definizione di Benedetto XVI è stato il lavoro di indistinzione compiuto dai cardinali e dai vescovi della Curia Romana nella traduzione della Declaratio, perché hanno usato la traduzione della parola ministerium, in italiano ministero, anche per tradurre la parola munus, facendo credere in questo modo che Benedetto XVI abbia parlato solo del ministerium, a cui poi ha rinunciato, quando invece per due volte ha parlato anche del munus officio, precisamente dell'esercizio del munus officio, di cui il ministerium è solo una delle due parti. Per tradurre la parola ministerium, la Curia Romana ha seguito il codice di diritto canonico, che utilizza la parola ministero. Per esempio abbiamo il canone 230, sezione 3. In latino abbiamo ministerium verbi, che Vatican.va traduce in italiano: in mancanza di ministri, anche i laici possono supplire alcuni dei loro uffici. Uffici intesi come compiti, non come munus, l'ufficio. Cioè esercitare il ministero della parola. Ministerium, ministero. Tra l'altro, come si vede, il concetto di ministerium è applicato dal codice di diritto canonico anche al di fuori degli uffici ecclesiastici, in questo caso ai laici. Oppure, e ancora per chiarire che ministerium è utilizzato anche al di fuori degli uffici ecclesiastici, canone 1502. In latino abbiamo ministerium iudicis, che in italiano Vatican.va traduce: chi vuole convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice. Ministerium è tradotto ministero. E in questo la Curia Romana è stata fedele. Il fatto è che i cardinali e i vescovi della Curia Romana hanno compreso molto bene la Declaratio di Benedetto XVI. Sapevano che ministerium renunziare non è muneri renunziare. E infatti, se Benedetto XVI avesse scritto muneri renunziare, allora avrebbero tradotto solamente ministerium in ministero, mentre munus l'avrebbero tradotto con la parola ufficio, come il codice di diritto canonico di Vatican.va, canone 331. Ecclesia Romana Episcopus in quo permanent munus, che Vatican.va traduce in italiano: il vescovo della Chiesa di Roma in cui permane l'ufficio. Se Benedetto XVI avesse rinunciato al munus, avrebbero tradotto munus in ufficio. Poco ma sicuro. Dunque, ricostruendo ciò che probabilmente è avvenuto, i cardinali e i vescovi della Curia Romana
a cominciare dal cardinale decano Angelo Sodano, avevano di fronte il testo latino della Declaratio. Il problema per loro era nella frase della rinuncia, perché era presente la parola ministerium, ministero, al posto della parola monus officio, che è quella espressamente richiesta dal canone 332, sezione 2, per la rinuncia al papato. Nel caso che Romano Pontefice rinuncia al suo ufficio, si contigat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, per cui, secondo loro, molte persone, troppe persone, prima o poi avrebbero osservato la differenza ed avrebbero concluso che la declaratio non era una rinuncia all'ufficio del papato, ma al ministero del papato, ad un servizio. Tra parentesi, tra queste molte persone non ci sono i giornalisti, perché il loro lavoro è quello di presentare in bella forma quello che viene detto loro di comunicare al pubblico. Chiusa parentesi. Dato che i cardinali e i vescovi della Curia Romana non potevano modificare l'originale in latino della Declaratio, ministerio renunziare in muneri renunziare, perché Benedetto XVI lo aveva letto di fronte alla televisione vaticana, qua propter bene consus pontes hus actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome. 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 L'unica soluzione possibile per loro era che la traduzione non fosse fedele. Precisamente, le due volte di munus ufficio dovevano essere tradotte in qualcosa di diverso da ufficio. Le possibilità erano due. O utilizzare un sinonimo di ufficio, oppure una parola completamente differente da ufficio. Per il sinonimo di ufficio, occorreva che questa parola fosse anche vicina al significato di ministerio. Per esempio, in italiano poteva essere onere, responsabilità, prestazione. Quindi, nella traduzione in italiano, sarebbe stato presente due volte, per esempio, munus responsabilità e tre volte ministerium ministero. Alla fine, oppure sin da subito, è stato deciso di utilizzare una parola completamente differente da ufficio. Ossia, è stato deciso di utilizzare la stessa traduzione di ministerium. Ossia, ministero, come se Benedetto XVI non avesse mai usato anche due volte la parola munus, ma avesse parlato solo del ministerium. Insomma, poiché ha rinunciato al ministerium ministerio, allora avrebbe parlato solo del ministerium ministerio. Il risultato contraddittorio della traduzione vaticana. Il risultato è la seguente traduzione in italiano. E queste sono le cinque volte in cui è presente la traduzione di ministero, che per la Curia Romana significherebbe il possesso del papato. Ministerium, possesso del papato. Così, leggendo i significati possesso del papato anziché ministero, per le prime quattro volte la traduzione è coerente, ma la quinta volta
non lo è più. Sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero possesso del papato. Prima volta. Sono ben consapevole che questo ministero possesso del papato, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Punto. Tuttavia, è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero possesso del papato, a me affidato. Seconda e terza volta. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero possesso del papato. Quarta volta. Quarta volta della traduzione ministero. E tutto è coerente. Veniamo alla quinta volta. Carissimi fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero possesso del papato. E chiedo perdono per tutti i miei difetti. Va tutto bene le prime quattro volte di ministero possesso del papato. Ma giunti alla quinta volta, sorge la domanda: ma i cardinali, col loro lavoro, possono portare il peso del possesso del papato di un papa? No, perché il possesso del papato non è un lavoro, è una responsabilità, è un incarico, è un ufficio verso Gesù, verso la fede e verso i fedeli. I cardinali, col loro lavoro, possono portare solamente il peso del lavoro del papato, del lavoro del papa. Nient'altro. Quindi, anche dalla lettura della sola traduzione della Declaratio, giunti alla frase dei ringraziamenti, si ricava che il ministero non è il possesso del papato. Non è il papato, ma è il lavoro del papato. Il lavoro del papa. Ringrazia per il lavoro, sarà per il lavoro. E dunque si ricava che l'affermazione dichiaro di rinunciare al ministero significa dichiaro di rinunciare al lavoro del papato. Egregia curia romana, non c'è niente da fare. E poi c'è pure l'ultimo paragrafo in cui anche in futuro pregherà per la Chiesa, evidentemente come al presente. E chi fa finta di non capire chiederà scusa a tutti quanti nell'aldilà. Morale del video. Egregi legittimisti di Bergoglio, chi vuole capire cosa ha scritto il suo Papa, deve leggere la Declaratio, l'ultimo documento della Chiesa di Gesù, e deve fare la fatica di mettere l'originale latino a fianco della traduzione, e deve cercare anche le declinazioni latine di munus e di ministerium. Chi non fa questa fatica,
perché si fida dei personaggi della televisione, i cardinali, i preti, gli intellettuali, i giornalisti, gli esperti. Farà l'esperienza del passo biblico di Geremia 17:5. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Egregi legittimisti di Bergoglio, gli inganni e le delusioni dagli uomini ve le andate a cercare. Indagatori, ci vediamo ancora alla prossima indagine di questa serie.